Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, ti ringraziamo anche per stasera. Ti ringraziamo per tanta grazia che fai scendere ogni giorno nel nostro cuore, nella nostra parrocchia, nella nostra comunità, nel nostro paese. E questo è un momento di grazia stasera. E allora fa che noi possiamo queste parole che Gesù dice ai suoi discepoli, che nulla vada perduto, anche se c'è caldo, anche se c'è afa, però ecco, adesso ogni parola che esce dal cuore del nostro padre Maurizio, Don Maurizio, è che nulla vada perduto, che tutto venga conservato, ecco, per poi mettere a frutto, per poi farne ricchezza anche per gli altri. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madonna di Casandrino. Allora io mi piace molto di più questo modo, direi quasi fraterno, perché comunque, come abbiamo inteso fin dall'inizio, questi incontri, qualcosa di comunicazione fraterna, essere un eco della parola del Signore. Il Signore parla, cerchiamo di ascoltarlo, cerchiamo voi di essere una cassa per far risuonare quella parola. Chiaramente non una semplice ripetizione, ma cercando poi di viverla e incarnarla. Certamente questa sistemazione così aiuta un pochino in più, questo. Seconda cosa, io già l'ho detto fin dall'inizio quando Don Ernesto mi propose questo secondo momento di incontro, che voi siete abbastanza coraggiosi, perché generalmente questo è il tempo dove nelle parrocchie le attività pastorali terminano, generalmente sapete ottobre e giugno, quindi una comunità che comunque si raduna dopo aver fatto un anno comunque di attività pastorali, Gesù dice vicino agli apostoli: venite e riposatevi un po'. Quindi il riposo anche è necessario, c'è bisogno anche per le attività pastorali che uno comunque fa. Non è che va in vacanza lo spirito, però sapete. Comunque probabilmente faremo sentire qualcosa già detto, perché Don Ernesto mi diceva che ieri durante l'adorazione eucaristica avete riflettuto sul brano della donna in casa di Simone. Vi ricordate, durante gli incontri io continuamente ritornavo su questo brano che non avevamo trattato insieme, e adesso finalmente stasera trattiamo questo brano insieme. Un brano che personalmente mi colpisce molto, mi sono fatto aiutare in questa riflessione di questa sera da una riflessione di padre Hermes Runchi, che quest'anno ha tenuto gli esercizi spirituali al Papa e alla Curia Romana, e ha scritto un libro da quegli esercizi, Le nude domande di Dio. E in questo libro lui tratta anche di questa donna, di questo brano qui del Vangelo. Quindi alcune riflessioni le prendo da lui. Lì dove sarà chiaro e profondo sono sue riflessioni, dove non è chiaro e profondo sono mie aggiunte, quindi subito poi capirete e vi rendete conto. Leggiamo il brano come abbiamo sempre cercato di fare, cercherò di leggerlo molto lentamente, cioè che molti non hanno il foglio, cercando poi veramente di cogliere le sfumature, perché come in tutti i testi, al di là delle parole, dobbiamo cogliere il significato profondo, che molte volte sta proprio sotto a quelle parole, lo sappiamo, no? Molte volte la parola nasconde la realtà profonda di quella cosa, però la parola poi comunque contiene ciò che poi ha in sé e porta. Siamo nel capitolo nel Vangelo di Luca, al capitolo 7. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse:
Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose, di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condono il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose, suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù, hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone, vedi questa donna, sono entrata in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparsi i piedi di profumo. Per questo ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Chi è costui che perdona anche i peccati? Noi siccome siamo esperti lo sappiamo, costui è Gesù il figlio di Dio, ecco perché può perdonare i peccati. Però guardate, tutto il senso della nostra vita cristiana è proprio questo, capire chi è costui che perdona anche i peccati. Chi è costui al quale noi comunque in un modo o nell'altro abbiamo affidato e dato la nostra vita. Chi è costui che in un modo o nell'altro noi comunque stiamo seguendo. Chi è costui che per un modo o nell'altro noi facciamo anche delle scelte che certe volte ci costano, certe volte le facciamo in modo più superficiale. Chi è costui comunque per il quale in un certo modo noi ci stiamo compromettendo. E qualche volta facciamo anche dei compromessi. E la domanda fondamentale, lo sapete, qualche domenica fa nel Vangelo abbiamo ascoltato, Gesù lo chiede ai suoi discepoli, la gente chi dice che io sia? Ma voi chi dite che io sia? Ed è bello perché da un lato gli apostoli che stanno con la gente sentono, no, che cosa dice la gente di Gesù, pure noi lo sentiamo cosa dicono gli altri di Gesù. Però poi è bello sapere quando nel silenzio del nostro cuore, della nostra camera, della nostra coscienza, noi possiamo dire Signore veramente ma tu chi sei per me? È bello un po' come quando i fidanzati, no, ma tu mi vuoi bene? E quanto mi vuoi bene? È come se Gesù ci chiedesse quanto di me c'è nella tua vita. E noi questo lo dobbiamo rispondere, dobbiamo capirlo. San Paolo dice che noi siamo chiamati a raggiungere la statura di Cristo. E quindi poter dire a noi stessi a che punto sto di questa crescita affinché la statura di Cristo la possa raggiungere anch'io. Per poter dire come lo stesso San Paolo, non sono più che vivo, ma Cristo vive in me. Dunque, chi è costui? Noi lo sappiamo, i Vangeli rispondono a questa domanda. Teniamo sempre presente una cosa, che il Vangelo ha un inizio e una fine. E quindi la lettura del Vangelo dall'inizio alla fine dovrebbe aiutarci a comprendere chi è costui. Ricordate il centurione sotto la croce, alla fine dirà, quest'uomo veramente è il figlio di Dio. Però anche lui ha dovuto fare un percorso. È un percorso che stiamo facendo anche noi. Non semplicemente lo stiamo facendo in questi quattro incontri. Lo stiamo facendo da quando abbiamo ricevuto il battesimo, da quando ci abbiamo ricevuto il dono della fede, da lì abbiamo iniziato questo percorso della conoscenza di Cristo Gesù. Poi ci sono dei momenti in cui questa conoscenza si fa ancora più forte, come quella di questi giorni, in questi incontri che stiamo vivendo. Dunque, chi è costui? E chi è costui è un costui che comunque è problematico per i contemporanei suoi, ma è problematico anche per i contemporanei nostri di oggi. Noi lo vediamo, vedete, c'è chi accetta Gesù e chi lo rifiuta. C'è addirittura qualcuno che è indifferente a Gesù. C'è o non c'è la stessa cosa, che è la cosa peggiore questa. Perché fin quando lo rifiuto, direi che c'è ancora qualcosa dove possiamo fare, fin quando lo rifiuto. Ma in cui dico è indifferente, c'è o non c'è, per me è la stessa cosa. Fa freddo, fa caldo, così. È terribile questo. E nel contesto nel quale viviamo, siamo nella stessa situazione. Non possiamo dare per scontato, come dicevo una volta, che viviamo in un contesto dove tutti bene o male accettano Gesù Cristo.
stiamo vedendo in televisione, no? Quasi ogni giorno qualche notizia che ci dice di questa non accettazione di Gesù Cristo. Il nostro stesso contesto è italiano, è europeo, ma direi anche di questo comune, come di tutti i comuni, di tutti i comunità parrocchiali, non è più un contesto cristiano. Voi forse qui meglio di me, basta uscire fuori dal portone della chiesa per renderci conto che il contesto non è quello cristiano. E per questi fratelli che vivono intorno a noi, quindi chi è costui che perdona anche i peccati? L'abbiamo detto, tenete presente che perdonate i peccati, per noi è normale che Gesù perdona i peccati. Per quelli che ascoltano il Vangelo, per i contemporanei di Gesù Cristo, per l'ebreo, solo Dio può perdonare i peccati. E il perdono dei peccati è questa attività esclusiva di Dio. Nessun profeta nell'Antico Testamento ha mai potuto perdonare i peccati. Quindi il perdono dei peccati sta ad indicare che il tempo ultimo è arrivato. Gesù che perdona i peccati a quelli che lo ascoltano e gli stanno lì fa difficoltà, fa problema, perché chiaramente dobbiamo essere concreti. Se io dicessi in mezzo a voi io sono Gesù Cristo che si è incarnato nel 2016, voi mi direte vai da un medico a farti una visita. E quindi quando qui Gesù perdona i peccati, vi ricordate, molti lo deridevano, e chi è costui che perdona anche i peccati? Quindi, come vi dicevo, non diamo già per scontato perché noi sappiamo, perché abbiamo fatto il catechismo, abbiamo fatto la teologia. Perché se è così, noi non capiamo niente di Gesù, non capiamo niente di questa donna, non capiamo niente neanche di noi stessi. Ecco perché, come abbiamo detto fin dall'inizio, quando ci accostiamo ai testi, soprattutto quelli che già conosciamo, dovremmo fare un'operazione. Dovremmo chiedere al Signore, Signore, sgombra la mia mente di tutto quello che io già so. Perché solo così, avendo quasi vedere quando all'improvviso io apro una finestra e la luce irrompe, no? Il sole è sempre quello, lo sappiamo, però se apro all'improvviso dopo una nottata che è tutto chiuso e all'improvviso a mezzogiorno io spalanco la finestra, il sole irrompe nella stanza, ci acceca. Il Signore dovrebbe accecarci con la sua parola, la sua parola questo deve fare, dovrebbe accecarci. Ricordate San Paolo che succede? Resto cieco davanti alla parola, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E poi sarà aiutato da Anania a camminare e poi gli cadono le squame dagli occhi e Saulo riacquistò la vista. Su questo riacquistare la vista, su questo vedere, su questo guardare si incentra tutto il brano che abbiamo ascoltato. C'è questo fariseo che sappiamo si chiama Simone, abbiamo sentito, invita Gesù a casa sua. Dicemmo già le altre volte, vi ricordate, la prossima volta lo vedremo con Zaccheo, che invitare qualcuno a casa era un'azione normale, abituale, soprattutto quando tu invitavi una persona di un certo rilievo. Voi immaginatevi, no? Invito il parroco a casa a pranzo, non troppo però, perché non è estremamente, non gli facciamo un bene. Vieni il vescovo, invitiamo il vescovo a casa. Sapete che sì, poi sai, è venuto il vescovo a pranzo a casa mia. Sapete, è un onore, poi diventa un onore per la famiglia. Quindi immaginate, Gesù comunque, stiamo a capitolo 7, quindi già di strada Gesù ne ha fatto, già comunque Gesù era conosciuto, quindi Simone, che era un fariseo, invita Gesù a casa sua, acquistandone onore. Già l'abbiamo detto e lo ripetiamo, tenete presente che le case non sono come le case nostre, e quando si faceva un banchetto era visibile agli altri perché le porte erano aperte, chi passava poteva tranquillamente vedere chi stava in quella casa nel fare il banchetto. Quindi ancora di più, immaginatevi fuori, hai visto questo rabbì, questo maestro, questo Gesù, è stato a casa di Simone. Quindi Simone è importante perché Gesù, questo maestro, è andato a casa sua. Questo non è vero perché lo sappiamo, Gesù andava a casa sì di Simone, ma è andato a casa di tutti. Tutti quelli che l'hanno invitato, Gesù è andato. E quindi questa realtà della missione di Gesù di creare sempre degli incontri, di fare sempre incontrarsi con le persone, in qualsiasi luogo, per la strada, nel tempio, a casa, mangiando, accettando però il rischio che possa essere frainteso. Tanto è vero, vi ricordate? Gesù dirà, è venuto Giovanni Battista che non mangia e non beve e dite che è un demonio. Sono venuto io che mangia e beve e dite che sono un mangione e un beone. Quindi non sta niente bene. Però Gesù, quando si tratta di incontrare l'uomo e consegnare all'uomo messaggio, quello fondamentale che noi chiamiamo Vangelo, Gesù non si preoccupa di poter fare una brutta figura o che gli altri possano considerarlo poi un mangione oppure un beone oppure uno che sta facendo poi sempre quello. E quindi Simone fa questa realtà. Questo fariseo, e quindi sa di questo Gesù e lo invita a casa sua. Il testo dice che all'improvviso in questo banchetto succede una cosa inaspettata, perché
fateci caso, abbiamo ascoltato, dice il testo, uno dei farisei lo invitò e si mise a tavola. Poi dice, ed ecco. Quindi questo ed ecco ci fa capire che c'è qualcosa subito, perché altrimenti perché ha detto ed ecco. Ed ecco che in questa cena, in questo banchetto, qualcosa inizia a andare storto. Quindi immaginatevi Simone il fariseo, come aveva organizzato quella cena. E che tutto poi dovesse andare proprio a puntino, tutto in ordine. E quindi c'è qualcosa che va storto, che il fariseo non aveva messo in conto. E perché vi ricordate pure il figlio prodigo, quando spese tutto poi arrivò la carestia in quel paese. Perché certe cose noi le possiamo controllare, ma altre cose sono al di fuori del nostro controllo. Noi non possiamo gestire, non riusciamo a gestire tutto, qualcosa va al di fuori della nostra gestione. Qui l'ingresso di questa donna non è sotto il controllo di Simone. Entra, ripeto, perché la porta è aperta e lei entra. Simone ha qualcosa in mente, no? Perché invita Gesù a casa sua. Pure questa donna ha qualcosa in mente perché va da Gesù. C'è sempre qualcosa che ti spinge nel compiere un'azione, nel fare un gesto. C'è qualcosa che ti motiva. E qualcosa motiva Simone, qualcosa motiva questa donna, ma qualcosa motiva anche Gesù. Gesù non è che è immotivato, c'è proprio qualcosa che motiva il suo agire. Questa donna, come dicevo, squaderna un po' la situazione e vedete che questa donna ha un nome particolare. Noi diciamo Maria Maddalena, non è Maria Maddalena. Maria Maddalena non è la peccatrice, perché nei testi si dice Maria di Magdala, dalla quale Gesù aveva scacciato 7 demoni, punto. Ma non dice che è questa peccatrice qui. Questa donna però ha un nome, e il nome di questa donna, che è conosciuta da Simone e dagli altri, è la peccatrice. Quindi questa donna è identificata come peccatrice. Il testo originale del termine peccatrice sta ad indicare un peccato soprattutto a livello sfondo morale e sessuale, quindi in pratica è una prostituta. Quindi questa donna che entra in questo banchetto, che rovina il buon andamento della cena, è conosciuta da questo fariseo e anche dagli altri, perché avete sentito poi alla fine tutti quanti parlano, come la peccatrice, perché dice peccatrice in quella città. Quindi sapevano il mestiere di questa donna in quella città. Quindi conoscevano il mestiere di questa donna lì in quella città. E guardate, come dicevamo la volta scorsa, è brutto quando poi tu sei identificato con quello che fai. Questa donna è conosciuta come peccatrice, quello è conosciuto come falegname, quello è conosciuto come il ladro, quello è conosciuto come l'approfittatore, quello è conosciuto come quello che sta lì sempre. Però se da un lato questa donna da Simone, dal fariseo e dall'uomo è conosciuta come la peccatrice, la cosa bella è dall'altro lato da Dio questa donna è conosciuta come la perdonata che ha molto amato. Ed è stupendo questo, perché c'è sempre un nome altro che dal Signore. C'è sempre un nome diverso che il Signore legge profondamente e dà a ciascuno di noi. E mentre noi uomini, ecco, sta lì il peccato, il Signore invece dall'altro lato. Vi ricordate pure Maria, come è conosciuta Maria, la piena di grazia. Dall'eternità Maria conosciuta la piena di grazia, dall'eternità questa donna in cielo è conosciuta come colei che è perdonata perché, come ha detto Gesù, ha molto amato. Voi capite subito come lo sguardo subito cambia direzione. Capite subito come Simone guarda una cosa, Dio ne guarda un'altra. Vi ricordate quando ci sarà la scelta di Davide e quando Samuele andrà lì per scegliere Davide deve ungerlo re, e quando Davide, già lo richiamiamo, se ricordate, Samuele si ferma davanti agli esse, no? Dice sono qui tutti i ragazzi, tutti i tuoi figli, e va davanti al primo. Il Signore dice non guardare l'aspetto, perché io non guardo l'esteriorità, io guardo il cuore. Noi purtroppo guardiamo l'esteriorità,
Ah, che bella persona, e noi ne andiamo, una bella persona piena, grossa, così, no? Quello è niente. Guardate, e poi non cogliendo poi casomai la bontà vera dove sta, dove stia poi di quella persona. E questa donna, peccatrice ancora, siamo ancora lì, peccatrice di quella città, conosciuta così, non va a mani vuote da Gesù, porta qualcosa a Gesù, porta un vasetto pieno di olio profumato. Dice il libro del Deuteronomio, se vi ricordate quando abbiamo fatto la messa, noi questo lo dicemmo quando parlammo della presentazione dei doni, dice il Deuteronomio che nessuno dovrebbe presentarsi davanti a Dio con le mani vuote. Come ci presentiamo noi davanti a Dio? Siamo sempre quelli che vanno lì perché devono prendere qualcosa, ma è che portiamo qualcosa. E poi vediamo che questa donna, oltre al vasetto, in quelle mani c'è qualche cosa. E forse è quello che potremmo anche noi portare ogni volta che ci presentiamo poi davanti a Dio, in pratica portare noi stessi. Perché molte volte non gli portiamo noi stessi, gli portiamo quella scorza esteriore. E portando la scorza esteriore dimentichiamo la realtà interiore, quella che il Signore viene a sanare, come ha fatto poi con questa donna peccatrice. E se abbiamo ascoltato con attenzione, in questo brano ci sono tutti e cinque sensi che compaiono. C'è il toccare, c'è il vedere, c'è l'olfatto, c'è il gustare, c'è tutto in questo brano. Ed è bello perché vedete, nell'incontro con il Signore è tutto l'uomo che interviene. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, e con il Vangelo domenica scorsa. E amerai il prossimo come te stesso. A dire che tu non puoi amare Dio con la tua mente e poi con il corpo fai diversamente. Non puoi amare Dio con i tuoi pensieri e poi con il cuore penso diversamente. O lo ami tutto o non lo ami per niente. E quindi in questo brano c'è questa realtà. E così significa anche che a Dio, noi andiamo incontro a Dio con tutti i cinque sensi. E se vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'Eucaristia, nella messa, all'inizio proprio questo abbiamo detto. Che il corpo, la mediazione dei segni sensibili, proprio per questo, perché altrimenti Dio non lo potremmo incontrare, se non attraverso la mediazione del corpo. Anzi, dice uno scrittore francese che il corpo è il sacrario del cuore, la visibilizzazione del cuore, lì dove poi incontriamo e viviamo l'amore attraverso il corpo. E in questo brano che abbiamo ascoltato, vedete, stranamente, la parte più nominata, la cosa più nominata, sono i piedi. Chi si sognerebbe mai, no? Pure sembra noi nell'omelia di parlare dei piedi. Eppure avete sentito, è la parte centrale, addirittura questa donna va lì mirata ai piedi di Gesù. E i piedi, lo sappiamo, sono la cosa più sporca. Siamo presenti, c'erano i sandali, chi teneva i sandali? E quindi l'incontro con la polvere è la cosa più normale, no? In un territorio dove non c'era una strada asfaltata. I piedi, la cosa più lontana dal cielo, sono i piedi. I piedi, la cosa che più tocca la terra, sono i piedi. La cosa più umile, sono i piedi. Diremmo anche la realtà più fragile, sono i piedi. La realtà meno attraente, sono i piedi di una persona. Tu guardi la faccia, guardi gli occhi, non vai a guardare i piedi. Tranne che non hai qualche problema, allora lì d'accordo, però ordinariamente così poi è la realtà, è la storia. Vi dicevo, l'errore di Simone, perché nel momento in cui entra in questa casa, Simone resta meravigliato, avete sentito, Simone si fa una domanda: costui Gesù, il Messia, il profeta, che lui ha invitato a casa sua perché è rabbì e maestro, quindi è uno che conta, che legge nei cuori. Se questo è un profeta, lasciandosi toccare da questa donna che è una peccatrice, non è veramente un profeta allora, perché non ha la capacità di leggere nei cuori, perché se avesse questa capacità non si lascerebbe toccare da una prostituta. Capite? Cioè Simone, che ha invitato Gesù a casa sua, mette in dubbio chi sia Gesù. Voi capite, quando io carico di attesa una persona e poi questa persona mi delude, è terribile. Ricordate i due di Emmaus?
noi pensavamo che fosse lui a liberare Israele. Sono passati 3 giorni da quando sono caduti e niente è successo. Ricordate Simon Pietro sulla barca: maestro, abbiamo faticato tutta una notte. Quanta amarezza, quanta delusione, quanta amarezza e delusione questo Simone fariseo. Perché effettivamente il profeta che legge nei cuori, davanti alla donna peccatrice, ricordatevi sempre il concetto del peccato, perché se io mi lascio toccare da un peccatore, io divento impuro anch'io. Il concetto è quello che nel momento in cui mi lascio toccare è come se io restassi contagiato da quell'impurità. E quindi tu, profeta, non puoi lasciarti toccare da questo. Ricordate, dicevamo la volta scorsa, il figlio, il prodigo, il figlio maggiore, quando critica il padre, quando questo tuo figlio spera tutte le possibilità, tu adesso gli fai anche la festa. Cioè non ti ha dato ancora motivazione di far credere che lui è cambiato, per cui tu puoi accoglierlo, a meno ti dà una garanzia. Qui non c'è nessuna garanzia, capite? Questa donna che non parla dall'inizio fino alla fine, non dice una parola. Non sta chiedendo a Gesù perdonami, e né tantomeno agli altri scusatemi. Questa donna sta facendo i fatti suoi. E guardate, questa donna che fa i fatti suoi non se ne cura per niente di quelli che parlano di lei, perché di quello che dice Simone, lei sta facendo le cose, continua a fare quello che ha in mente di fare. E la cosa bella, Gesù la lascia fare. Allora, l'errore dove sta? Lo sguardo di Simone. Dicevamo, Simone guarda e vede una peccatrice. Gesù invece diversamente. Simone con lo sguardo giudica. Gesù invece insegnerà uno sguardo non giudicante. Ricordate domenica scorsa, il sacerdote lo vide e passò oltre. Il levita lo vide e passò oltre. Un samaritano lo vide e si fece prossimo, si fece vicino. È tutto nello sguardo. Io già ve lo dissi la tot, se vi ricordate, sarebbe bello leggere nei Vangeli, fare un lavoro su questo, lo sguardo di Gesù e lo sguardo degli altri che abbiamo nei Vangeli. Come guarda Gesù e come guardano gli altri. L'errore di Simone qual è? Che Simone mette al centro del rapporto tra l'uomo e Dio il peccato. Tra Dio e l'uomo c'è il peccato. Quindi per Simone la religione è questa: o hai peccato o non hai peccato. Gesù al centro del rapporto tra l'uomo e Dio non mette il peccato, mette la persona. La religione, la nostra religione, non è se io ho peccato o non ho peccato, ma se vivo come uomo. Tanto è vero, dirà Sant'Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo vivente. Non dice l'uomo non peccatore, l'uomo vivente. E voi, noi fateci caso, siamo sempre lì a distinguere tra quello che ha peccato o non ha peccato, e non piuttosto la persona. Prima di essere colpevoli, perché lo siamo colpevoli, prima di essere colpevoli, noi siamo tantissime altre cose. Prima di essere colpevoli, noi siamo figli di Dio. Perché anche quando il figlio prodigo se ne va, è vero che spepera tutto, a parte di risolto, comunque resta suo figlio, l'abbiamo detto, vi ricordate? Quindi prima di essere colpevoli, sono figlio. E perché figlio che poi posso ritornare, altrimenti non potrei ritornare se non fossi figlio. Ed è bello questo, anche perché vedete il primo atto, qual è della nostra vita? Il battesimo, che ci rende figli di Dio. E non perché senza battesimo noi siamo, come si diceva una volta, siamo le bestioline, cioè il bambino piccolo è una bestiolina se non c'è il battesimo. Siamo creature e col battesimo diventiamo figli, partecipi, coeredi della vita stessa di Dio. E quindi nel momento in cui il peccato, in forza del battesimo, posso ritornare a Dio, sono tuo figlio, ho sbagliato, ma sono tuo figlio. Io ho peccato, ma tu devi perdonare, perché sono tuo figlio, altrimenti non mi metti al mondo. Come un figlio vado al padre, dice tu mi devi mantenere, altrimenti non mi facevi nascere. Ma perché non è così? E le cause non dicono anche questo, che i genitori hanno il diritto poi di mantenere i figli.
Il Vangelo ci porta fuori dal paradigma del peccato perché vuole condurci al paradigma della vita da vivere in pienezza. Come annunciatori del Vangelo, come ascoltatori del Vangelo, come cristiani, noi dobbiamo uscire fuori da questa mentalità. Io non sono perfetto perché non pecco, io sono perfetto perché vivo la vita in pienezza, la vita che il Signore mi ha donato. E fateci caso, tutti i miracoli che Gesù compie nei Vangeli, tutti i miracoli, non sono per dire non peccare, hai peccato, non peccare più, adesso il tuo peccato è stato condonato, ma sono per ridare all'uomo la vita piena. Quella vita che il peccato frammenta, divide, separa. E quindi Gesù, quando interviene, è per dare di nuovo unità, fare unità dentro l'uomo, perché quando l'uomo è diviso, crea divisione. Quando l'uomo è unito, crea unità. E Gesù Cristo è morto perché i figli dispersi diventino uno, perché celebriamo l'Eucaristia. Vi ricordate la domanda fondamentale? Perché diventiamo un sol corpo. Vi ricordate quando abbiamo visto il Signore ripete il Kyrie eleison? È proprio questo gridare, no? Muovi le tue viscere di misericordia a questa realtà di me fragile peccatore, di cui non sto vivendo più bene, di questa vita che sta sfuggendo dalle mie mani. Quindi muoviti a pietà verso di me, abbi misericordia, mostrati come madre verso di me, proprio in questo qui, in questo atteggiamento. Metti la tua mano su questo dolore della mia vita e non perché tenga il piede che non ce l'ho più è questo. Perché lo sappiamo, posso anche non avere la mano e il Signore mi fa il dono di avere di nuovo la mano, ma poi io sono ancora diviso. Quel dono della mano non serve a niente. E voi ricordate, quando Gesù compirà anche dei miracoli, davanti ai miracoli che Gesù compie, non tutti aderiranno a Lui, non tutti crederanno. La risurrezione di Lazzaro, anzi molti, dopo che Gesù è risuscitato Lazzaro, decidono di farlo morire. Proprio davanti alla risurrezione di Lazzaro. Quindi non è il miracolo che cambia la vita, è la parola del Signore che cambia la vita. Simone guarda, ma non vede. Guardiamo, noi che cosa guardiamo? Noi anche quando ci vediamo, che cosa vediamo tra di noi? Capite? Questo è terribile. Perché noi quando ci guardiamo, noi guardiamo delle etichette, anche la stessa creazione. Se noi vediamo un albero, noi vediamo l'albero? No, noi non vediamo l'albero, noi vediamo ciò che chiamiamo albero. Ma l'albero non lo vediamo. Se andiamo al mare, noi vediamo ciò che chiamiamo mare, ma la bellezza del mare noi non la cogliamo. Se io vedo l'uomo, vedo quello che fa, ma non vedo più la bellezza di quell'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. E sapete perché questo non lo vedo più? Perché? Ma tutto non so cogliere più il miracolo, ma perché questa realtà così bella non la vedo in me stesso. Perché come dicevo prima, davanti al Signore vado a mani vuote, o gli consegno semplicemente la scorza della realtà che sono. Simone, in questo guardare senza vedere, in questo vedere senza guardare, vede semplicemente il passato di questa donna. Invece Gesù vede ciò che oggi quella donna è, non ciò che è stata ieri. Fateci caso, pure noi, ma quello ha fatto quello ha fatto, il passato ha fatto quello e quello. Noi dovremmo usare un altro tempo. Quello potrà fare ancora quest'altro di bene, se c'è qualcuno che glielo dimostra, se c'è qualcuno che gli fa vedere che è possibile. Perché se io dico semplicemente che quello ha fatto quello e poi l'alternativa non sono io, capite? E io, come Gesù dirà a Simone, mi sto buttando la zappa sui piedi. Perché se dico che quello è peccatore perché ha fatto questi peccati e poi non gli dimostro io la possibilità di una realtà diversa con la mia vita, allora perché non mi sto zitto? A meno la scusante di non aver accusato, di non avere un peccato in più, quello di aver accusato. Attenzione, perché la cosa bella è che qui Gesù non è che finge di non sapere, oppure
non lo sa che quella non è una peccatrice, lo sa pure lui. Però la differenza è qui, che Gesù l'accoglie. Simone non la sta accogliendo, Gesù l'accoglie. E stranamente, vedete, Gesù l'accoglie come? Non l'accoglie abbracciandola o dicendole cose, perché pure Gesù non parla, Gesù parlerà alla fine. L'accoglie permettendo che la donna gli faccia quei gesti, e lui nell'accogliere, lasciando fare alla donna i gesti, la sta accogliendo. Questa donna ha un desiderio d'amore. E guardate, anche se l'amore non è perfetto di questa donna, ma il suo desiderio è già amore. Del resto, diciamoci la verità, anche tra di noi, quale amore è perfetto tra di noi? L'amore tra marito e moglie possiamo dire che è imperfetto. Racconto una battuta, no? Così... sapete, una volta c'erano i predicatori, si chiamavano, no, durante le celebrazioni, e allora se non arriva questo predicatore e parla, dice così, che in base alle offerte che facevano i familiari, il Signore scendeva, prendeva con i capelli le anime purganti e le portava in paradiso. Una signora poverina si è accostata, dice: padre, al predicatore, dice: con il mio marito i capelli non li teneva. Ah, fa così, se vuoi predicare, dice: avete mai tradito vostro marito? No, padre, io volevo bene, lo amavo in modo perfetto. Qualche pensiero c'è stato. Padre, qualche pensiero c'è stato. Allora il Signore scende, lo prende per le corna e lo porta in paradiso. Per dire, il fatto dell'amore perfetto, la perfezione è in paradiso, lo sappiamo, solo una amato in modo perfetto ed è Gesù. Quindi, però vedete, questa donna ha il desiderio di amare. Se vi ricordate, c'è anche un'altra donna, la donna samaritana che va al pozzo, 5 mariti ha avuto, è perché ha avuto amori sbagliati, ma comunque erano amori. Allora, perciò dicevo, pure noi amiamo il Signore, e lo dicevo all'inizio, no, ci compromettiamo, però quanti compromessi poi viviamo, quante scelte facciamo, poi quello è un poco più di comodo. E quindi su questo, l'accoglienza di quest'amore, anche se imperfetto, permette a questa donna di andare incontro a Gesù. Quindi questa donna non aspetta di essere perfetta per andare da Gesù, perché ne è molto alto pure questo, no? Come il figlio prodigo, non dobbiamo aspettare che il figlio prodigo diventi il figlio santo per poter ritornare da Gesù. Non dobbiamo aspettare che la gente per andare in chiesa sia perfetta, non deve più sbagliare, perché non entrerebbe più nessuno. Neanche noi saremmo i primi ad entrare. Non lo so voi, ma io non entrerei, non potrei entrare. Se dovessi aspettare questa perfezione assoluta. Il non giudicare non significa facciamo finta di niente, ma il non giudicare significa rispettare, avere fiducia, e ancora di più significa mi metto al tuo fianco e sto in comunione con te. Questo è rispetto. Hai svegliato, sei peccatore, è vero, ma non sta a me giudicarti in questo, a me sta a rispettarti in quanto persona, essere umano. Mi metto al tuo fianco e insieme camminiamo ancora per raggiungere questa realtà di quest'amore per te e per me. C'è un raccontino molto bello che racconta Padre Ronchi in quel libro, no? Dove lui dice che due monaci uscirono e andarono, sapete, i monaci vivono in solitudine, escono e vanno al mercato perché facevano le ceste, quindi per vendere le ceste per poi comprarsi qualcosa. E al ritorno del mercato, il monaco, tornando, uno di due dice vicino all'altro: padre, io oggi non vengo più in monastero. Dice: perché? Che è successo? Dice: perché per la strada è una donna e io ho peccato. L'altro monaco dice: ho peccato anch'io. Però vieni, insieme ci aiuteremo e insieme cammineremo verso il perdono. Capite? È bello questo. Cioè, l'altro monaco ha fatto finta di avere anche lui peccato, semplicemente per non far sentire all'altro il peso e per dire camminiamo insieme. Fateci caso, noi invece che facciamo quando stiamo insieme? Tu hai fatto questo e tu hai fatto quest'altro, ma già all'inizio io ho peccato, la donna che tu mi hai messo accanto ha peccato, la donna, il serpente che tu mi hai messo accanto, sempre l'altro. E quindi l'altro non è più colui al quale io mi posso appoggiare, ma uno al quale io devo buttare giù. E sapete perché lo devo buttare giù? Perché io devo salire su. L'altro diventa un appoggio. Invece sarebbe bello, no?
non sopportarci a vicenda, ma supportarci a vicenda, portarci su. Quando si invita qualcuno a casa, chiaramente l'ospite fa la sua attenzione al padrone di casa, quindi il centro poi è il padrone di casa, quindi il centro qui deve essere Simone, ma il centro diventa questa donna, non diventa neanche Gesù il centro, diventa questa donna il centro del Vangelo. Ed è bello perché, se vi ricordate, non è un'invenzione questa. Nel Vangelo di Marco, a capitolo 14, si dice che dovunque nel mondo, predicando il Vangelo, sarà ricordato anche ciò che questa donna ha fatto. Gesù nel parlare di, ha consegnato ai suoi discepoli, nel parlare... Scusami, questo è parlato. La situazione è la stessa. Allora Gesù disse, perché i discepoli dicono così, perché vendere questo vasetto? Si poteva conservare, si vendeva, e poi perché sprecarlo così? Gesù dice, lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto una buona azione verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi, e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete niente. E l'ha fatto, cioè, in verità vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Capite? Dove sarà predicato il Vangelo, sarà detto anche ciò che ha fatto questa donna. Questa donna diventa Vangelo. E noi pensiamo che molte volte noi abbiamo fatto una novena, abbiamo fatto il corso, abbiamo fatto gli incontri, Don Enè sono stato sempre presente, e ci esce già l'aureola in testa. Pensiamo che quella poi sia la nostra poi santità. O noi che abbiamo fatto chissà quale azione pastorale così, e già quella era poi la nostra santità. Questa donna. Davanti a tutto questo, che stiamo ancora all'inizio, e Gesù dice questa cosa bellissima. Simone, vedi questa donna? Da un lato è come se prendesse Simone per scuoterlo. Simone, vedi questa donna? Perché probabilmente questa donna tu non l'hai mai vista. Oppure, non è un'interpretazione questa, però a me piacerebbe poter leggere anche così. Simone, vedi questa donna? È donna, non è peccatrice, è donna. Come dicevo prima, no, se questa domanda oggi raggiungesse ciascuno di noi, noi che cosa risponderemmo? Vedi la realtà che ti sta davanti? Che cosa risponderemmo se questa realtà la vediamo o non la vediamo? E voi ricordate, lo dicemmo già, no? Gesù a chi chiama donna? A sua madre. Quindi capite per Gesù chi è questa donna? La stessa dignità che ha sua madre, l'immacolata, la peccatrice. Come conosciuta questa peccatrice, l'ha perdonata perché ha amato. Ecco perché Gesù può dire questa donna, donna ecco tuo figlio, la stessa dignità della mamma, donna che ho da fare con te, o donna, alle nozze poi di Cana. E Gesù racconta la parabola, abbiamo sentito, no? Quindi la parabola all'interno di questa cena, perché Gesù, è vero che gli sta a cuore questa donna, ma Gesù sta a cuore anche Simone, il fariseo che l'ha invitato a casa, perché Gesù vuole aiutare anche Simone il fariseo a capire, perché come al padre è importante il primo figlio, è importante anche il secondo figlio, esce incontro anche al primo quando torna, così come ha fatto con il secondo, a Gesù non importa semplicemente, ah va bene, abbiamo trovato la pecorella smarrita, mo a Simone, pazienza Simone, arrangiati. No, Gesù va in cerca sempre della pecorella smarrita, che è la donna che è ritornata nei gesti che sta facendo, ed è anche Simone che deve essere ancora trovato, e deve lasciarsi trovare anche lui. Ed è bello perché abbiamo ascoltato, mentre Gesù racconta la parabola, fa sì, permette che la donna
continua a fare ciò che stava facendo. Quindi vuol dire che l'incontro con Gesù è un incontro libero e liberante, che ti permette di fare quello che stai, quello che vuoi fare, nell'intento di poterlo raggiungere. Magari anche noi avessimo il rapporto con Gesù libero. Fateci caso, noi quanto siamo composti nelle nostre preghiere. Una parrocchia delle nostre zone, non faccio nome, siccome prima accompagnavo il vescovo per le celebrazioni, quando il vescovo andava a fare le crisime, i crisimandi e i padrini, mandiene un poco, tutti dall'inizio della messa fino alla fine stavano con le mani così, tutti con le mani giunte. Ora con le mani giunte è un bel gesto, ma tutta una messa stare così, solo perché è stato detto che bisognava stare così, capite, non succede niente. Noi siamo educati con Gesù, perché le nostre preghiere, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, Gesù fammi quella grazia, Gesù ti voglio bene e tu mi vuoi bene, buonanotte. Abbiamo mai sbattuto i pugni noi sul banco in chiesa? Ernesto, dopo fatti una camminata in chiesa, dopo però, per vedere se i banchi sono tutti lisci oppure se qualcuno ha sbattuto un pugno sul banco in chiesa. Ci siamo mai arrabbiati con Gesù veramente? Poi se mi arrabbio faccio un peccato. Vorrei dire una cosa, ma non la dico perché già è tanto spesso fraintesa. Quando qualcuno dice no, io poi se bestemmio perché lo penso... qualcuno dice, no, dice la bestemmia in fondo è un dire che lo sto pensando, prendendola con le pinze, non è sbagliato, prendendola con le pinze, perché se io voglio bene Ernesto e so che con Ernesto così c'è questo rapporto, Ernesto mi vuole bene, e dico, Ernesto, senti, ma questa cosa non è chiara a me e tu queste cose me la devi spiegare, perché se non la spieghi tu, perché tu sai, un altro non me la puoi spiegare, e non ci vado così, Ernesto, dai spiegami questa cosa, e noi così ci facciamo con Gesù. A Napoli, se qualche volta avete visto, quando c'è il miracolo di San Gennaro, le parenti di San Gennaro, dicono parolacce. Ad Aversa c'è una tradizione, c'è la Madonna di Casaluce, che sapete sta 4 mesi ad Aversa e 8 mesi poi a Casaluce. Quando la Madonna, prima di andare via, le persone anziane, perché i giovani non lo sanno e non lo fanno, perché lo farebbe solo per chimica, vanno lì, sulla balaustra, sbattono la mano con la balaustra, per dire, oi, mi sentono, io sto qui. Questa è fede. Provate a vedere nei Vangeli, quando si avvicinano a Gesù, la donna che Gesù poi la redaguisce come cagnolina, perché pensa ai figli. Non è giusto prendere il pane dai cagnolini. Gesù dice alla donna, dice, è vero, pure i cagnolini però mangiano delle briciole. Una fede così grande non l'ho trovata in nessuno, dice Gesù. E Gesù stesso dirà di pregare con insistenza, quando parlerà della vedova inopportuna. Poi noi non siamo esauditi. E chiediamoci perché non siamo esauditi. Perché evidentemente noi per primi non crediamo nelle nostre preghiere. Questa donna è libera davanti a Gesù, è così libera che dopo compirà un gesto, quando si scioglie i capelli, che i capelli li scioglieva la donna davanti al marito nel letto, nella camera nuziale. Quindi lei, sciogliendosi i capelli davanti a Gesù, sapete che sta dicendo? Io ti amo. E non ha paura di dirlo, perché sapete, non ha paura di dirlo, perché si sente amata, si sente amata da Dio. Ecco perché può compiere quel gesto. Noi siamo costretti nei nostri gesti, siamo mortificati e mortificanti nei nostri gesti. Parliamo pure molto di salutarci, di darci un abbraccio, pure noi sacerdoti, pure sull'altare, fateci caso. Quando siete... Se ricordate, noi di questo ne parlammo quando abbiamo detto così, il gesto è gesto, non è gesto, o il bacio, o morale non me lo dai il bacio, non è inutile che fai finta di darmi, scambiatevi il bacio di pace, mua, mua, mua. E io vieni e dammelo sto bacio se me lo vuoi dare, altrimenti non fa niente, mamma, non fa niente. Andate a dire ai fidanzatini, i ragazzi fidanzatini, però i fidanzatini, darsi il bacio così virtuale. Eh.
Capite le motivazioni forti di questa donna? Coraggiosissima, perché si è sottoposta a un giudizio, perché lo sapevano, lei lo sapeva come la consideravano, lo sapeva. Quindi immaginatevi, no? Con che faccia entra in quella sala? Lo sente. E c'è una cosa che ho mancato, perché nel testo dice Simone pensò tra sé, non lo dice a Gesù. Simone tra sé pensa, se costui fosse un profeta saprebbe chi, quindi non glielo dice a Gesù. E questa è amicizia, avere delle riserve nei confronti di chi tu inviti e non gli dici quello che porti nel cuore nei suoi confronti. Questa donna Gesù l'ha capito profondamente, ed è bello perché, vedete, fa una cosa bellissima, sceglie un posto che nessuno avrebbe scelto. Lei non vuole rubare la scena a nessuno, tanto è vero, si mette dietro ai piedi di Gesù, non si mette davanti a Gesù. Ricordatevi, tutti quanti gli altri cercano sempre di avere un posto davanti a Gesù, non dietro a Gesù. Pensate, no? Giacomo e Giovanni, Signore, vorremmo che tu ci fosse un piacere, che lui sedere uno a destra e uno a sinistra. E Pietro, no? Quando dirà Gesù, non ti accadrà mai, Gesù gli dirà, Pietro, Satana, dietro a me, non davanti a me. Sta donna ha capito che il posto suo è dietro, non è davanti, e l'ha capito, si è messa dietro. Ora, noi potremmo e vorremmo dire, tutto questo però è facile per Gesù, per Simone il fariseo non è facile, neanche per noi è facile. Volete vedere la tua macchina? Sì. Questo è elettronico, non fa niente. Devi solo accendere il pulsante. Dicevo, era facile per capirlo Gesù, ma per noi non è facile. Ma è facile per capirlo per chi è povero e semplice di cuore. Per chi è artificioso non capirà mai. È il Vangelo di domani, domani mattina, domani, la messa di domani. Gesù, la preghiera di Gesù, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché queste cose le hai rivelate ai piccoli e le hai tenute nascoste ai dotti e ai sapienti. Perché così a te è piaciuto. Del verbo numero 2, è piaciuto al Signore rivelare se stesso. Il piccolo, il semplice, queste cose le coglie. Se ci regalano un orologio a noi di una certa età, noi la prima cosa che vediamo, sapete cos'è? È la marca. In base alla marca valutiamo. Se si fa un regalo a un bambino, non va a aprire la marca. Coglie il dono che gli è stato fatto. Anche la sciocchezza coglie il dono che gli è stato fatto. La semplicità. E qui ritorno, beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli, beati i miti, eccetera, eccetera. Poi, nella parabola che abbiamo ascoltato, c'è un'altra domanda che poi pone Gesù, oltre a dire, vedi questa donna, chi lo amerà di più? Perché qui e poi, guardate, quando racconta il fatto di questi due debitori nel mondo del creditore, attenzione, perché lì il creditore condona il debito senza che nessuno gli ha chiesto che il debito gli venisse condonato. Lui decide di condonare il debito a tutti e due. Non è motivato da una richiesta. E però poi dice, chi dei due lo amerà di più? E qui Gesù, Simone, il fariseo, risponde, prende posizione. Attenzione, prende posizione in base a quello che sa, ma anche in base alla situazione che lui sta vivendo. Quello a cui è stato, suppongo, è bello quel suppongo, no? Perché Simone forse inizia a capire che non è più tanto, non può essere tanto sicuro, davanti al maestro, perché lo chiama maestro, dice, suppongo quello a cui è stato condonato di più. E Gesù gli dice, hai giudicato bene. Però dire, hai giudicato bene, mo, non giudicare, adesso è per te questo, di chi lo amerà di più. Quindi capite, la consapevolezza, quello cambia. E qui è tutto. Se tu hai consapevolezza che ti è stato condonato il debito, o questa consapevolezza non ce l'hai.
Perché se tu non hai la consapevolezza che il debito ti è stato perdonato, sai tu chi sei? Il Padre Eterno. E niente di più terribile avere dei Padri Eterni attorno a noi. Perché il Padre Eterno è uno solo. È la cosa più terribile, avere dei Padri Eterni intorno a noi. La cosa più bella, la consapevolezza di essere peccatori perdonati. Ricordatevi sempre gli incontri fatti sulla liturgia, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli perché ho molto peccato. Quindi il problema non è più chi è più giusto o perfetto davanti alla legge, ma il problema è che chi ha meno, neanche chi ha meno peccati, il problema è chi amerà di più. Ricordate la domanda di Gesù risorto a Simon Pietro il giorno dopo di Pasqua? Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Chi lo amerà di più? Mi ami tu più di costoro? Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Simone di Giovanni, mi ami tu? Signore, lo sai che ti voglio bene. Simone di Giovanni, mi vuoi bene? E Pietro rimase addolorato per la terza volta gli chiedesse mi vuoi bene e gli disse Signore tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Ed è bello che pure qui, guardate, prima ho detto l'amore non è perfetto, pure qui Gesù sta facendo capire a questo fariseo, il Simone, e noi lo capiamo di più appoggiandoci su quello che ha detto con San Pietro, che quello che Gesù chiede alla donna e chiede, vorrebbe chiedere anche a Simone, lui vuole essere amato così come noi siamo in grado di poterlo amare e non come lo vorremmo amare, perché c'è una differenza di come io sono in grado di amarlo e di come lo vorrei amare, capite? Io lo vorrei amare dandogli tutta la mia vita, però io non riesco a dargli tutta la mia vita. Allora Gesù dice amami così come sei capace di amarmi, c'è quella preghiera, no? Amami così come sei, e questo è con Pietro, e Gesù dice mi ami, Pietro dice Signore ti voglio bene, Ernesto faceva sfumature, quindi dire, già l'aveva parlato con voi di queste sfumature, Gesù chiede l'amore e Pietro risponde col bene, cioè ti posso dare solo il bene, i termini sono l'agape, questo amore totale, completo, assoluto, incondizionato, quello viscerale, e Pietro risponde con la filia, con l'amicizia, Signore io ti posso amare così come un amico può voler bene a un amico, e Gesù dice alla fine va bene, scendo io da te, perché lui scende in se per noi si è discese dal cielo, ricordatevi, quindi Gesù dice ok, mi vuoi bene almeno come sei capace, Gesù dice mi sta bene questo, che tu possa amarmi, perché attenzione, non significa che dice, Gesù si accontenta, perché da lì poi si scatta e genera e viene fuori il di più. Perché nel momento in cui tu lo ami così come sei, va bene così come sei, domani a te stesso non basterà e a te stesso farai il gradino in più, il passo in più. Dice, ma allora arrivi alla perfezione? Sì, perché saremo arrivati in paradiso. Nel libro di Osea, che se vi ricordate vi consiglia quando facemmo il ritiro, tra le espressioni che tiene Osea che sono stupende, ce n'è un'altra che è bella, un po' meno forte rispetto a quella lì che vi disse a ritiro, però questa volta non piango. Dice così, Osea dice, voglio l'amore, non Dio, o meglio, Dio dice attraverso il profeta, io voglio l'amore, non i sacrifici. Invece noi, che abbiamo fatto la nostra religione, una religione di sacrifici. Quanti sacrifici faccio per te, Signore? Quali sono i sacrifici che facciamo per il Signore? Chiediamocelo. Perché in Quaresima non mangio la carne, il sacrificio che faccio per il Signore. Perché sto portando alla croce il sacrificio che faccio per il Signore. Tutto a più è una risposta a quello che Lui ha fatto per me. Va bene. Voglio l'amore, non i sacrifici, perché la religione non è sui sacrifici. E fateci caso, noi parliamo il sacrificio eucaristico, perché Dio viene placato dal fatto che noi gli offriamo Gesù che muore ancora una volta sull'altare, e abbiamo visto che così non è, e quindi Dio finalmente si placa. Quindi io gli offro il sacrificio e Dio mi vuole bene. E non mi capite niente. Voglio l'amore, non il sacrificio.
Quindi l'alternativa non è peccare o non peccare, l'alternativa è se amo poco o amo tanto. Questa è l'unica alternativa. Quindi il nostro esame di coscienza dobbiamo fare qui, se io amo poco o amo tanto. Padre, io se vedi 10 comandamenti, ho fatto 10 comandamenti, ho peccato sui 10 comandamenti. E Gesù poi ha detto così, il comandamento più grande è l'amore. L'ha detto Gesù, no. Domenica abbiamo ascoltato, e noi ancora vedi 10 comandamenti. Devo saltare per forza. C'è un'abbondanza nei gesti che fa questa donna, come abbiamo visto, no? Gesti che sono scandalosi. Come dicevo, sono dei gesti che sono di un'affettività fortissimi, che questa donna pone nei confronti di Gesù. Come ho detto, no, scioglie. Immaginatevi la scena, si scioglie i capelli, che bello, no? Questa scena che sta lì, lo sapete, no? Per una donna i capelli sono tutto. Tanto è vero che la donna in chiesa si copre i capelli perché sono segno di vanità. Quindi immaginate, no? Si scioglie questi capelli e quando hanno essere lunghi per poi poterli asciugare, perché lei non aveva previsto di piangere ai piedi di Gesù. Lei è entrata con il vasetto, no, di olio profumato, perché doveva rompere questo vasetto e con l'olio, e quindi le lacrime arrivano prima dell'olio, prima del profumo. Le lacrime anticipano il gesto che lei voleva fare. E siccome non teneva l'asciugamano, perché non aveva previsto di perché l'olio veniva messo sulla testa e poi non è che si asciugava, perché l'olio scendeva, profumava il capo del volto della persona. E quindi lei non è che si poteva l'asciugamano per asciugare poi l'olio che doveva mettere sulla testa. Non lo poteva mettere sulla testa perché consapevole che alla testa lei non poteva arrivare, arriva ai piedi come ho detto prima, e quindi lì, stai tranquillo, però le lacrime arrivano prima. L'unica cosa che può fare è si scioglie i capelli. L'unica cosa che ha a disposizione sono i capelli. È bello. Mai puoi immaginare, mentre inizia a fare così, e poi iniziano a parlare, no? E Gesù sta dicendo la cosa, Simone racconta la parabola, e lei inizia proprio così a scioccare, quasi a dire, dite quello che volete, io ho raggiunto il cuore, a me non interessa. Lei ama, ma sapete perché ama? Perché ama? Perché lei si vede nel cuore di Dio che la ama. Perciò lo ama. Perciò fa questi gesti di amore. Allora è bello, perché alla fine, vedete, Dio non andrebbe neanche cercato perché perdona i peccati. Perché sapete che se lo cerchiamo così, lo cerchiamo per interesse. Dio va cercato per se stesso, non perché mi perdona. Dio va cercato perché mi ama e perché è l'amore. Perché se vado lì perché mi deve perdonare, sto andando per un interesse. Il figlio piccolo che torna a casa perché deve mangiare. Allora dobbiamo fare nostro lo sguardo di Gesù, che sa intuire amore dove altri vedono solo il peccato, che sa vedere semi di grano dove altri vedono solo zizzania, che sa vedere un futuro dove altri vogliono vedere solo un passato, che sa vedere germogli di santità dove altri vogliono vedere solo il peccato. Questo è lo sguardo di Gesù, e noi dobbiamo fare questo sguardo, dobbiamo fare nostro questo sguardo di Gesù. È stato notato che nei Vangeli Gesù non pone mai lo sguardo sul peccato dell'uomo, ma pone sempre lo sguardo sulla sofferenza e sul bisogno dell'uomo, quello sì, ma non sul peccato dell'uomo. Invece lo sguardo degli scribi e farisei è sempre quello sul peccato, ed è per questo che poi diventano violenti. Anche le violenze che stanno nel mondo, proprio per questo, perché si nota il peccato. Lo sguardo di chi si posa sulla fragilità non produce violenza, ma solo accoglienza, perché se tu sai che una cosa è fragile, tu l'accogli con attenzione. E sapere che l'altro è fragile nella sua vita perché è peccatore, perché anch'io sono fragile perché è peccatore, io accoglierò l'altro, allora non sarò un violento, perché chi accoglie non è mai violento. Lo sguardo di Gesù è quello che in Pietro riconosce la pietra, roccia, tu sei Cefa, su questa roccia edificherò la mia chiesa. Lo sguardo di Gesù in Giacomo e Giovanni, i figli del tuono.
lo sguardo di Gesù in quello di Maria di Magdala, l'apostola delle apostole, come ci ha detto il Papa Francesco adesso che l'ha elevato da memoria alla festa di festa, e nel prefazio, che è di un bellissimo prefazio che sarà la festa di Maria, sta su internet, è stato messo, l'abbiamo messo come ufficio liturgico, e nei pescatori del lago di Galilea, pescatori di uomini, se vi ricordate il primo incontro che abbiamo fatto sulla Bibbia. Questo non significa facciamo finta di niente, tu non hai commesso un peccato, non significa neanche io ti guardo con condiscendenza e ti guardo pure così per non farti prendere vergogna di quello che ti ho fatto, no, ma significa che accolgo e lavoro su qualcosa che si è rotto oppure che si è spezzato oppure che si è creata una fessura, lavoro su questo affinché il lavoro possa essere ancora più bello e possa poi raggiungere la sua perfezione e la sua conclusione. Dicevo prima, la donna va col vasetto ma con quattro cose in mano. Non nascondiamoci a Gesù, non nascondiamo il nostro peccato al Signore, non nascondiamogli le nostre ferite, perché solo se non ci nascondiamo davanti a Lui che Lui può operare, può guarirci. Quindi portiamo tutto noi stessi a Lui, portiamoci così come siamo a Lui, non abbiamo timore né vergogna. Se io mi nascondo a chi? Se io mi nascondo, dice Sant'Agostino, nascondo me a me stesso, ma non nascondo me a te. Anzi, dice Sant'Agostino, quando io mi nascondo a te, nascondo te a me, ma non me a te. Perché tu mi conosci dentro e fuori. Quindi, come quando vado al medico, se non gli dico quello che veramente ho, anche se è una cosa vergognosa, mi vergogno sta cosa, non sarò guarito. Mi porterò la vergogna dietro, ma non mi guarirà. Quindi vincere quella vergogna anche nei confronti poi di Gesù. Gesù a questa donna, diciamo prima, come a ciascuno di noi, non impone qualcosa di nuovo. Gesù a questa donna non dice non peccare più, dice vai in pace. Quindi Gesù a questa donna non impone nulla di nuovo, chiede a questa donna semplicemente continua ad amare così come stai amando, con questi gesti che stai facendo, che sono gesti di accoglienza. Se abbiamo detto che chi ama accoglie, questa donna con questi gesti sta accogliendo Gesù nella sua vita, capite? Diventa Vangelo, non perché lo annuncia, perché lo vive. E chiudo, lascia stare le altre due pagine. Non devi, puoi. E il nostro Dio è bello perché è un Dio che non sta aspettandosi qualcuno che deve dargli qualcosa, ma che può fare qualcosa. Il nostro è Dio che ama il profumo di coloro che hanno la capacità di rompere non un vasetto di olio profumato, ma di rompere completamente la loro vita così come sono davanti al suo cospetto. Ah, cioè che sei fatto il 5, va bene. Ah, finalmente ha finito, sì, sì. Qualche domanda? C'è un'altra cosa che vorrei dire. Se non la dici, sì, perché... E non cambiare idea. Non cambia idea. Chi è che fa quello che fa questa donna? Il gesto che fa questa donna è lo stesso gesto che farà Gesù. Gesù prenderà prestito il gesto di questa donna quando nell'ultima cena laverà i piedi ai suoi discepoli. Dio che imita una donna. L'uomo quando ama, ama come Dio. Dio quando ama, ama come l'uomo. Non può fare diversamente come abbiamo detto in tutti gli incontri precedenti. Ma a lui, non a me, al Signore. Quindi allora vedete, questo amore preveniente è il tempo della misericordia. Misericordia e vultus, abbiamo detto, no, Cristo è il volto della misericordia del Padre. Ecco, quindi per questo è Dio
che Gesù ci rivela. Quindi chi è costui che perdona anche i peccati? È questo, questo è questo che ha, chi è costui? Colui che ama il profumo, colui che non ama le cerimonie ingessate, ma colui che ama il cuore libero, il cuore di chi si sa pesante, di chi si sa fragile, di chi si sa peccatore. Ed è bello, ripeto, questi gesti che Dio, Gesù poi farà suoi, quando laverà i piedi ai suoi discepoli, ricordandosi di quella donna. Sì, perché in pratica lì è la consapevolezza del perdono, perché in pratica Simone, lui era consapevole di non aver fatto chissà quali sbagli, quindi se non ho fatto tanti sbagli non sono meritevole di chissà quale perdono. Invece non ha capito che Gesù, mentre è andato a casa sua, l'ha accolto già l'ha perdonato dei suoi sbagli eventuali che ha potuto commettere, perché venendo io a casa tua, tu mi hai invitato a casa tua perché sono un maestro, e quindi vedi, essendo un maestro, venendo da te, vedi se sono un maestro, quindi ho accondisceso non perché tu lo meriti, mi hai invitato e sono venuto. Già questo è un gesto di attenzione e di amore nei tuoi confronti, però tu di questo non hai avuto, non hai preso consapevolezza, perché evidentemente hai creduto la tua presunzione come fratello maggiore, per cui tu non hai mai sbagliato, per cui lei ha sbagliato, quindi vede il peccato di lei, ma non riesci a vedere casomai i suoi limiti, il suo peccato, fino ad arrivare al punto di poi criticare e mettere in dubbio poi Gesù. Ha consapevolezza che gli è stato perdonato poco, perché non so effettivamente, cioè effettivamente il debito, no, io poi ti devo perdonare un debito di un euro, va bene, tu mi hai perdonato un euro, non compagni di 1.000 euro, un euro non è niente, quindi non è che ti sono debitore più di tanto, quindi ciò che cambia non è da parte di colui che condona, che ama l'uno e l'altro, perché condona l'uno e condona l'altro. Certo, poteva dire lui, sono scemo io allora che non ho fatto il debito di 1.000 euro anch'io, a saperlo. Un po' di voce. Allora bisogna intendersi, quello che volevo dire, no, il fatto di non poniamo troppo l'accento se io ho fatto questo sacrificio e quindi avendo fatto il sacrificio il Signore mi deve qualcosa. No, il Signore non mi deve niente. Il Signore non mi deve niente. Allora io faccio una cosa, come dicevo prima, no, io non devo cercare il Signore perché il Signore poi mi deve perdonare. Io devo cercare il Signore perché lo amo. E se per amarlo c'è anche il sacrificio, ma il sacrificio non è la scelta che ho fatto. Un esempio molto banale, un esempio banale, la donna partorisce, la mamma, e il bambino piccolo si sveglierà durante la notte tantissime volte, per la mamma è un sacrificio svegliarsi, tutto una giornata intera, no? Che è sempre, e quindi dovrà svegliarsi e allattare il bambino, è un sacrificio, ma lei, la mamma, non è che ha scelto il sacrificio, la mamma ha scelto quel figlio per amore. Quindi ciò che spinge la mamma è l'amore, e se quest'amore porta anche il fatto di dover fare il sacrificio di alzarmi, è una conseguenza dell'amore, e non il fatto che io ti presento davanti Sciorino quanti sacrifici ci fatto per te. No, io per te ho amato. Gesù non ha detto io ho fatto il sacrificio per te, Gesù dice io ti ho amato di amore eterno, e all'amore non puoi rispondere con sacrificio, all'amore rispondi con amore. E il sacrificio, ripeto, se questo per amarti ci sarà anche un sacrificio, allora i martiri che danno la vita, ma loro non è che scelgono il martirio, nessuno di noi è chiamato a scegliere il martirio, noi siamo chiamati a scegliere il Signore, e se per dare, testimoniare la vita di questo amore, qui viene vicino e dice o rinneghi la tua fede e ti fai rinneghi la tua fede o altrimenti ti uccido, e uccidimi pure, io la mia fede non la rinnego perché amo, quindi c'è il sacrificio della vita, ma perché ho amato. In epoche antiche, in epoche di grandi persecuzioni, la Chiesa ha tenuto lontano chi si offriva in sacrificio come martire volontariamente. In che senso? Cioè io vado da Nerone, sono cristiano. La Chiesa ha allontanato questo.
se tu vieni preso per rinnegare la fede, tu rinneghi la fede? No, io non la rinnego, questo sì. E anche un po' sulla scia del il Papa Giovanni Paolo II, mi sembra che scrisse un'enciclica, il dolorismo, sul dolorismo. No, bisogna stare attenti anche, no? Ecco, confondere, perché se no, permettimi se sto sbagliando, dal sacrificio tu mi devi e io posso, si può passare leggermente a un'eresia del passato, una piccola eresia, il pelagianesimo, il quale io mi salvo perché offro qualcosa, offro l'abbonazione con le mie forze, allora viene vanificato il sacrificio di Cristo. Io volevo fare una domanda, se era possibile, posso? A me la cosa che mi colpisce di più è questa donna che, cioè mi colpisce in senso positivo, bello, no? Che entra, mentre prima si sentiva molto giudicata, si suppone che ha sentito Gesù anche prima, cioè l'ha conosciuto prima, probabilmente si è trovata adesso come ci troviamo noi, no? Gesù parla, lei stava in mezzo alla folla e ha sentito il fatto di sentirsi amata, non giudicata, eccetera. Mi piace che quando una persona si converte perché si sente amata, e quella mormorazione, quel giudizio che ti faceva soffrire perché gli altri non riuscivano a vedere il tuo cuore, cioè il cuore di questa donna. Questa donna ha avuto la sfrontatezza, se possiamo, di andare dritto, di superare una cultura, una mentalità, un guai se una donna faceva, al di là che sia stata prostituta, meritrice, eccetera, eccetera, guai se una donna si interponeva in una discussione, cioè è andata dritto. E allora sentirsi amati significa veramente anche sfondare mentalità, modo di essere, perché hai capito che tu sei al centro della vita di Dio e non hai paura di osare, perché ha osato questa donna, o mi sbaglio? Sì, no, dopo detto prima, cosa quando devi andare, sì. Sì. Beh, effettivamente è a quelli capito di essere amata, quindi aver capito che si trova nel cuore di Dio, lei fa tutto ciò che è in suo potere per arrivare a fare quel gesto suo di accoglienza, di corrispondere a quell'amore. Quindi capito che è stata perdonata, ama, in questa misura così proprio eccessiva, perché poi sappiamo, l'amore o è eccessivo o poi non è amore. Volevo dire una cosa. Il testo non ci dice se Simone ha capito o non ha capito, è quello che ha fatto, come il figlio grande, se è entrato o non è entrato alla festa. Quindi anche questo è un test aperto, e i testi dei Vangeli sono sempre testi aperti. Sapete perché? Perché dobbiamo completarlo noi, dobbiamo chiuderlo noi. Esatto. Sì. In modo perfetto. No, io non so quando tu te ne puoi accorgere, io potrei saperlo quando me ne accorgo io. Quello che voglio dire, cioè, la consapevolezza deve esserci in ognuno di noi, che io oggi avrei dovuto amarlo un pochino in più rispetto a ieri, ma di averlo amato anche meno rispetto a domani, perché se oggi l'ho amato completamente, io, la mia vita è finita. Perché se è vero che questa sera quando torno a casa, facendo la preghiera di compieta, sono invitato alla liturgia a fare l'esame di coscienza, e lì poi effettivamente mi faccio la domanda, no? Non partendo dai peccati che ho fatto, ma se ho corrisposto all'amore che il Signore oggi ha riversato verso di me. Certamente in tante cose avrò corrisposto, in tantissime altre forse non avrò corrisposto. Allora, quindi quella non corrispondenza, ecco, c'è lì quella imperfezione dell'amore. Questa è la cosa più bella ed è quella che ci motiva
a tornare a casa del padre, andare dritto per lavargli i piedi, vedremo Zaccheo poi se vedremo la settimana prossima, oppure Pietro, signore, dai da me, non ti preoccupare, sarei pescatore di uomini. Attenzione, noi non siamo chiamati ad imitare gli stessi gesti, né i suoi, né del figlio prodigo, né di Zaccheo, né degli altri. Noi siamo chiamati a inventare la nostra liturgia come l'ha inventata lei, perché poi ognuno di noi avrà esperienze diverse anche nel rapporto con il Signore. Tutto sta però a non cadere nell'errore di fermarci a una conoscenza intellettiva, intellettuale, che non scende poi nel cuore, perché quello che noi ascoltiamo, che arriva certamente poi alla mente così, poi dalla mente deve scendere nel cuore, e il rischio di poi arrivare nella routine, nel ripetere, nella superficialità, e questo posto è a me, sta a me questo, perché io devo avere la consapevolezza, e qui si tratta veramente di assumere consapevolezza, che domani è un dono che mi viene fatto. È come se domani questa realtà si ripetesse domani mattina, al momento in cui mi sveglierò. Quindi domani mattina che il Signore mi dice, appena inizia la giornata, il tuo debito è condonato. Oppure domani mattina che il Signore mi dice, facciamo festa. Quindi mi dà il tempo della misericordia, me lo dà, lui, il tempo in anticipo che lui mi dà. Poi a fine serata mi chiede, facciamo i conti. E quindi sarò, siccome domani è diverso da oggi, inevitabilmente, perché io domani avrò un giorno in più, già questo, domani avrò una consapevolezza in più, fosse solo il fatto che una parola del Vangelo, una parola entrata dentro di me, io ho una consapevolezza in più. Quindi domani davanti alla realtà del mondo, di quello che mi capiterà concretamente, io dovrò rapportarmi con quella parola nuova, e quindi sarò nuovo. Cercherò di amare un po' di più rispetto a quella parola, rispetto a quella provocazione. O forse domani ci sarà un peccato, allora l'importante è che poi stasera però io davanti a quella realtà cerco comunque di ripercorrerla davanti ai miei occhi. Il problema è questo, vedete, se vi ricordate ve lo dicevo quando c'è mi ritiro, noi abbiamo un grosso problema, l'orologio, noi abbiamo l'orologio, perché davanti al Signore non possiamo andare con l'orologio. Allora capite, se vado all'orologio, cioè, allora 5 minuti in chiesa, poi il problema, sapete qual è, che quando arrivo in chiesa, il Signore 5 minuti, si prende più di 5 minuti, si prende lui. E sapete però il discorso qual è? Che io fin di 5 minuti me ne vado, lui il Signore continua a restare fedele ai 10 minuti che lui voleva darmi, e invece c'è 5 minuti, lui me lo dà 10 e resta 5 minuti. C'è una scena, quando Saul, per il papà di Saul, che è il primo re di Israele, perde le asine, manda il figlio a cercare le asine nel deserto. Sapete che succede tra i monti? Che quando Saul va a cercare le asine, il Signore, mentre cerca le asine, lo chiama e lo fa re. Lo chiama e lo fa re. Quindi noi siamo sempre alla ricerca delle nostre asine. Quando lui ci chiama e farci re, quello è il problema. Capite? Allora io vado lì per i 5 minuti e lui invece nei 10 minuti mi vuole fare re. Però io me ne vado e lui continua ad essere fedele. Gli altri 5 minuti lui resta lì perché è fedele.
non significa che dobbiamo diventare monaci o di clausura e siamo la mattina fino alla sera a meditare, no, ma significa acquistare uno spirito di meditazione, cose che purtroppo non sappiamo fare. Sarebbe bello, ma non lo chiedere a me, però, una scuola di preghiera e una scuola di meditazione. Vi ricordate quando abbiamo fatto il ritiro? Noi dicemmo meno di 5 minuti facciamoli di silenzio, ma è difficile, però l'ho notato, cioè, non è facile stare in silenzio, però dovremmo, dei modi dovremmo trovarli, perché il Signore poi parla nel silenzio oltre che negli avvenimenti. Bene, ringraziamo il Signore, è stato bello, significa che sì. Sì. Okay. No, no, senza che vada a prendere la gente. Sì, certo, certo. Noi crediamo in tutti, crediamo anche in te. Vediamo per sicurezza. Ah. Martedì prossimo, allora. Sempre ore 20? Beh, allora, è l'ultimo di quest'anno, giusto? Poi ci vedremo... A Dio piacendo, poi ci mettiamo a fine settembre, inizio ottobre, vediamo un po' che cosa succede. Ecco, ringraziamo il Signore per questo Dio che si lascia toccare. Ho scritto ieri come titolo un po' così, corrossolanamente, no? Abbiamo un Dio che ama e si lascia amare, che tocca e si lascia toccare. E questo è bello, perché? Perché ci fa vedere che c'è un Dio che comunque in un modo o nell'altro, ecco, vuole il contatto, cioè vuole essere accolto. Allora adesso, con quello che tu hai detto, ancora di più riusciamo a percepire questo Dio che è fatto di volto, è fatto di persone, fatto anche di desiderio di profumo, di essere abbracciato, di essere accarezzato. E questa ricchezza noi ce la porteremo appresso nella nostra vita quotidiana. Dio vuole accarezzare, abbracciare, come hai detto tu, questi gesti attraverso di noi, che noi possiamo veramente essere tutto questo che tu ci hai detto così splendidamente stasera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ah, benediciamo il Signore.